Dopo la scelta dei 12 su il monte indica il luogo della sfera della condizione divina, scrive l'Evangelista che Gesù, disceso con loro, con i 12, si fermò in un luogo pianeggiante e c'era una gran folla dei discepoli. Ed è ai discepoli che Gesù rivolge il suo insegnamento, le beatitudini. Le beatitudini nei Vangeli le troviamo in Matteo e in Luca. E la formula è differente, ma il messaggio è identico. In Matteo è un invito a chi vuole entrare in questa beatitudine. Nel Vangelo di Luca invece è una constatazione per quelli che già hanno lasciato tutto e l'hanno seguito. Allora, scrive l'Evangelista, ha alzato gli occhi verso i suoi discepoli, quindi è importante, Gesù non sta rivolgendosi alla folla, all'umanità, ma a quelli che hanno lasciato tutto e l'hanno seguito. E dice Gesù, beati, beati significa immensamente, straordinariamente felici. Voi, poveri, si riferisce ai discepoli. Gesù non sta beatificando la povertà. I poveri sono disgraziati, che è compito della comunità cristiana togliere dalla loro condizione di povertà. Mai nel Vangelo Gesù proclama beati i poveri. Essere poveri è un elemento negativo che è compito del Signore sradicare da questa terra grazie alla collaborazione di quanti lo vorranno aiutare. Ma qui Gesù si riferisce a quei discepoli che, come abbiamo sentito nel capitolo 5, versetto 11, lasciarono tutto e lo seguirono, quindi sono entrati in una condizione di povertà. Ebbene, assicura Gesù, voi poveri che avete lasciato tutto e mi avete seguito, beati perché vostro è il regno di Dio. Regno di Dio non indica un'estensione geografica, ma significa che Dio può governare come re, cioè il Padre si prende cura di voi. Quelle conseguenze negative che la scelta per la povertà, la scelta di seguire Gesù, possono far nascere, verranno attenuate, verranno eliminate dal fatto che il Padre si prende cura di voi. Praticamente l'Evangelista sta dicendo: voi che avete fatto una scelta a favore degli altri, non preoccupatevi perché Dio si prenderà cura di voi. Ecco perché sono beati. Poi l'Evangelista passa in esame gli eventuali elementi negativi che questa scelta comporta: la fame, il pianto, la persecuzione. Ebbene, in ognuno di questi elementi, questi discepoli sono beati, appunto perché? Perché il Padre si prenderà cura di loro e se hanno fame saranno pienamente saziati, se piangeranno rideranno e anche quando nascerà la persecuzione, loro sanno che il Padre sta sempre dalla parte di loro. Persecuzione naturalmente che nasce a causa del figlio dell'uomo. E infatti Gesù dice addirittura rallegratevi nel momento della persecuzione, nel momento della sofferenza, non per il masochismo, ma perché? Ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. Il cielo è una maniera per indicare Dio, cioè Dio sta dalla parte vostra, Dio si prende cura di voi. E poi, ecco l'importante dichiarazione di Gesù, allo stesso modo infatti agivano i loro padri, stranamente Gesù non dice i nostri padri, Gesù prende le distanze dal suo popolo, i loro padri con i profeti. Gesù sta equiparando il ruolo del discepolo a quello del profeta. Chi è il profeta? Colui che rende visibile nella propria esistenza il Dio invisibile. La scelta a Gesù, l'adesione al suo messaggio, trasforma il discepolo in profeta. Quindi, come non sono stati compresi, accettati, ma anzi perseguitati i profeti, così sarà di voi. Poi il tono cambia. Ma Gesù qui non sono guai. L'espressione greca adoperata, uai, si rifà a un termine ebraico, oi, che è il lamento funebre. Gesù non minaccia, ma Gesù piange già come morti, come cadaveri. Quindi non è una minaccia che Gesù fa a certe categorie, ma Gesù, mentre i discepoli hanno scelto la vita perché si dedicano agli altri, quelli che pensano soltanto a sé, Gesù li piange già come morti. Quindi non minacce, ma lamenti. Ahi a voi, quindi non guai, a voi ricchi, cioè quelli che causano la povertà. Ahi a voi che siete sazi, quelli che causano la fame. Ahi a voi che ora ridete, cioè quelli che sono stati la causa della sofferenza. E dice, e conclude Gesù, ahi a voi quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Il criterio di autenticità del profeta è il rapporto con il sistema. Se il sistema ti incoraggia, ti lode, ti promuove, ti applaude, significa che hai tradito il messaggio di Gesù. Quando invece il sistema di potere che regge la società, ti contrasta, ti perseguita, ti calunnia, rallegrati perché sei sicuro di stare dalla parte del Signore. Infatti, conclude Gesù, allo stesso modo agivano i loro padri, di nuovo Gesù prende le distanze, con i falsi profeti. Quindi quando la società applaude,
stiamo sicuri che questa persona non è un inviato da Dio, ma un traditore del messaggio di Gesù, appunto un falso profeta. Mentre il profeta rende visibile l'immagine del Dio invisibile, il falso profeta è quello che, per usare il linguaggio dei profeti, intonaca le loro malefatte, quelli del sistema.